Salve a tutti da Winterfest, benvenuti a questo nuovo video. Una brutta partita, una brutta sconfitta che non ci aiuta per nulla nel nostro percorso. Ci rimane l'amaro in bocca perché le occasioni sprecate sono tante, una su tutte il rigore sbagliato da Sanchez, che diciamo solitamente quando sbagli un rigore, a meno che non è un risultato già acquisito, come magari che stai 3-0, molto spesso succede, questa cosa è proprio un'analisi statistica. E se sbagli un rigore sullo 0-0 su una situazione di pareggio, molto spesso non vinci la partita, il 90% delle volte. Quindi diciamo che da quel momento in poi abbiamo sbagliato quel rigore, io avevo una brutta sensazione che si è poi avverata, diciamo, con il rigore di Candreva, il 2-0 di Keita. Sono sincero, l'Inter ha dato tutto nel secondo tempo, su un campo pesante, ci ha provato. Ha trovato il 2-1 e il 2-2 l'abbiamo sfiorato con Lukaku, e però anche tra perdite di tempo, infortuni e questo e altro, non siamo riusciti nemmeno a portare un punto a casa. E dispiace, diciamo ci può stare una partita di stop, perché comunque non le puoi vincere tutte, non le puoi vincere tutte perché sei l'Inter in sé per sé. L'Inter del triplete perse col Catania 3-1. Il Catania di Mascara e Maxi Lopez, quindi uno step ci può stare. Il problema è che adesso avremo Roma e Juve e sei costretto con questa sconfitta a fare almeno 4 punti con queste due squadre, almeno. Poi naturalmente vedremo durante le partite come andrà, però adesso sei obbligato e costretto a fare questi 4 punti per rimanere incollato. Dispiace soprattutto perché Milan giocava con la Juve stasera e potevi prendere punti su una delle due o su tutte e due se pareggiavano, e con una vittoria saresti molto probabilmente stato al primo posto. E mo magari per una giornata, magari già tra 4 giorni potevi perdere con la Roma e già il Milan ti sorpassava, però almeno avevi 3 punti in più e l'avevi guadagnati sul Milan, appunto, che poteva sempre essere utile. E invece adesso è difficile avere buone sensazioni. È vero che stasera una delle due perderà punti, e ripeto, se non tutte e due, cioè con una delle due rimarremo con lo stesso distacco, oppure guadagneranno un punto su di noi se pareggiamo entrambe. E quindi dobbiamo cercare di appunto fare questi 4 punti. È questo che chiedo. E questo è voglia questa squadra, perché li devi recuperare in qualche modo, e con i big match sono le partite che in questo momento ci servono. È vero, il campionato lo vinci anche battendo le piccole, ma in questo momento a noi serve una vittoria con una grande, perché una vittoria con una grande ti dà distacco e piano piano quasi sta riappacificando tutto quanto, si stanno rimettendo alla pari. E non sono arrabbiato, sono più che Cioè, ero arrabbiato sullo 0-0, perché Sanchez gli è stata data un'occasione e l'ha sprecata. Io devo ancora capire perché quel rigore l'ha battuto lui e non Lautaro, che magari lo sbagliava anche lui, ma sicuramente viene da un periodo di forma migliore rispetto a Sanchez. Magari entrava più in fiducia e magari la buttava dentro, poi magari perdevamo uguale. Sempre un magari, non possiamo sapere come andava a finire. Diciamo che sullo 0-0 è meno grave che stando 2-1 per loro, perché se lo sbagliava sul 2-1 allora magari recriminavamo di più, però non possiamo sapere come andava la partita se avesse segnato quel rigore. E la prestazione, che cosa posso dire? Ci sono stati alti e bassi. Lautaro, come al solito, ha lottato, si è andato vicino al gol tante volte e la palla non è voluta entrare, però sul rigore, sulla respinta, Young ha preso un palo che se la palla entra comunque sta 1-0. E un po' di situazioni così e colà. La Sampdoria ha perso tempo, se l'è giocata bene, e alla fine la stanchezza ha prevalso, perché se ha iniziato a piovere su tutto il campo e sul campo bagnato sotto 2-0 diventa più complicato. E sul 2-1 ci ho creduto almeno al pareggio, perché col Torino e col Parma eravamo riusciti col Torino addirittura a ribaltarla sotto 2-0, col Parma a pareggiarla. E avevo la sensazione che potevamo farcela anche questa volta, perché questa squadra non è una che si arrende, e purtroppo non è andata così oggi. Ma diciamo, ci può stare. Abbiamo vinto 8 partite di fila.
I conti si faranno a maggio, naturalmente se perderemo il campionato per questi 3 punti, ci dispiacerà e si daranno le colpe che devono essere date. Per il momento non dico che sto tranquillo, ma cioè, che cosa posso fare di più se non supportare la squadra e cercare di dargli forza per trovare questi 4 punti che secondo me ci porterebbero al primo posto. E diciamo finiamo un filotto di partite che è sicuramente tosto. Comunque non ho capito perché Conte non ha levato Sanchez invece che Gagliardini, perché Sanchez era sicuramente sottotono, andava tolto, e perché comunque non ha fatto entrare Sensi prima, Vidal prima, perché farli entrare a 10 minuti alla fine con gente che perde tempo è stato totalmente inutile, come abbiamo potuto vedere, perché gli ultimi 10 minuti non ci sono state tantissime occasioni, molto più tempo perso per gente a terra, per sostituzioni che per gioco fatto, quindi non siamo stati fortunati. Poi Candreva e Keita erano in giornata di grazia, ci dobbiamo purgare per forza, ci sono partiti da casa perché Candreva con noi un rigore, a parte che ne ha tirato uno al Marassi proprio e l'ha sbagliato. E Keita è vero che ci ha aiutato ad andare in Champions League, ma comunque non ha inciso tanto nella stagione interista del 2018-2019, quindi anche lui cercava rivalsa, l'hanno trovata, adesso spero siano contenti e spero di farli mesi al ritorno. Detto questo, forza Inter, speriamo in un pareggio stasera e ci vediamo alla prossima.